Allora, intanto grazie a tutti, buon pomeriggio a tutti e grazie per la presenza. Questa conferenza stampa è nata ovviamente dopo parecchi giorni dai fatti che tutti conoscono. È nata in un modo diverso perché ho detto, quando ho chiamato voi giornalisti, ho detto che deve essere una sorta di chiacchierata con voi, perché volevo dare un'impostazione diversa anche a questa vicenda. Come voi vedete ci sono solo io e voi, non c'è un'assemblea. Sarebbe stato facile organizzare un'assemblea perché tanta gente mi ha espresso la solidarietà per quello che è avvenuto e la stima. Ma tengo a precisare che questa conferenza stampa non viene fatta per un discorso legato all'assessorato, alla vice sindacatura, a tutto questo, perché di questo poco mi importa, perché qualcuno, anzi quasi tutti o nessuno, sa che io mesi fa avevo consegnato al primo cittadino le mie dimissioni da assessore e mi sono state ovviamente rigettate, quindi figuriamoci quanto mi può interessare a me il discorso della poltrona di assessore. La cosa più fastidiosa di tutta questa vicenda è che 3 mesi fa, dopo un anno di pressioni subite ovviamente principalmente dal mio ex gruppo politico di appartenenza, io ho rassegnato le dimissioni. E questa conferenza stampa serve principalmente a dare le risposte a tutti quegli elettori che mi hanno votato solo un anno fa, e sono circa 500, non sono pochi, e che giustamente mi chiedevano spiegazioni di quello che era avvenuto, anche perché quando ho fatto un errore, anzi uno, infatti molti di più errori, uno degli errori è quello di non avere sentito i miei elettori prima di dimettermi da consigliere comunale, e di questo chiedo scusa pubblicamente per averlo fatto. È chiaro che le dimissioni da consigliere comunale nascono da una sorta di accordo che c'era all'interno della lista, quella dove sono stato eletto, che era quello ovviamente di dimettersi per consentire ovviamente alla graduatoria dei consiglieri di passare, scivolare, andare a fare il consigliere comunale a chi era primo dei non eletti. E questo accordo, io ho sempre detto nelle varie riunioni, che era un accordo che io volevo mantenere, perché era giusto così, perché quando si prende un impegno la parola è sacra, è seria. Solo che in questo momento volevo che arrivasse, appunto, quando si parlava da tanti mesi di rimpasto, si parlava del famoso secondo assessore, e allora l'idea era quella di, contestualmente alla modifica di giunta, alla rimodulazione di giunta che ci doveva essere, presentare le dimissioni del consigliere comunale. Questo non è avvenuto perché ho ricevuto ovviamente tantissime, forse pressioni possono sembrare strane, diciamo sollecitazioni, che può essere un termine più idoneo, sollecitazioni a dimettermi, ed è chiaro che le dimissioni sono nate dopo le dovute garanzie che possono dare su chi? Possono dare ovviamente i consiglieri comunali, per primo del tuo gruppo stesso, che ti devono sostenere, ed è quelle che ho avuto. Te li deve dare ovviamente il responsabile di questa lista, di questa componente politica, e sono quelle che ho avute, e te li deve dare ovviamente il primo cittadino, che ha il potere di firma, che è chiaro che il primo cittadino deve essere quello che poi alla fine ti deve garantire a chiudere il cerchio. Così non è avvenuto. Io con lealtà ho fatto questa scelta di dimettermi per consentire al primo Donetti di andare a sedere a Sala Falcone Borsellino. La stessa lealtà purtroppo non c'è stata da altri, che invece dovevano semplicemente mantenere, non dovevano fare nessun sacrificio, non dovevano dimettersi da niente, non dovevano fare un bel niente, dovevano semplicemente mantenere un impegno preso per una persona che aveva fatto una campagna elettorale, che si era impegnato con la gente, che aveva avuto 500 voti e che rappresentava queste 500 persone all'interno della giunta comunale in questo caso. Così non è avvenuto, è andato in questa maniera. Io devo dire che, per chi mi conosce, e non sono pochi, per chi mi conosce sa perfettamente la mia realtà nei confronti di questa componente politica. Io sono nato in questa componente politica, sono stato leale sempre, non ho mai fatto passi indietro, neanche nei momenti di totale debolezza di questa componente politica, e quindi diciamo questo è il segnale secondo me più forte. Oggi mi ritrovo a non avere ovviamente più la componente politica, questa è una scelta mia, e ovviamente a non poter rappresentare
questi 500 elettori, e quindi è come se questi 500 elettori sono stati presi e buttati nel cestino. Questa è la premessa e io il mio rispetto va a loro, chiedo scusa ancora a loro per aver fatto questa scelta di dimissioni, ma era una scelta legata sia a un impegno, ma era legata anche a un impegno che doveva essere corrisposto, e così non è stato. Domanda. Lei ha ascoltato le dichiarazioni della sindaca quando all'indomani dell'azzeramento, ancora prima delle nomine, ha dato una giustificazione per quanto riguarda l'azzeramento? Ha detto che non è stata una questione di né politica né di persone. Lei che idea si è fatto? Secondo lei è ancora scaturito l'azzeramento? Ma guardi, quello che ho letto nella determina di revoca, diciamo che dice che invece è un problema politico, nel senso che ha detto che per il riferimento a me, al collega Mandracchia, che eravamo perfetti, non c'era un problema politico, non c'era un problema di fiducia, non c'era un problema sulla persona, che avevamo lavorato bene, ma per problemi politici, che questi vorrei che venissero spiegati da chi li ha fatti, bisognava procedere a questo azzeramento. Ricordo anche che me ne ha dato l'occasione di parlare, c'è la legge affida ovviamente al candidato sindaco la designazione del 50% degli assessori a primo turno, a secondo turno la legge dice che vanno completati, ovviamente va completata la squadra di governo. Una logica ce l'ha questa, ci sono candidati a sindaco che perdono per aver sbagliato la squadra di governo, ci sono candidati a sindaco che vincono per aver indovinato la squadra di governo. Questa squadra di governo era stata eletta insieme al candidato sindaco ed è una squadra di governo che ha passato solo un anno di tempo dentro questo palazzo. È chiaro che in un anno di tempo non ci possono essere risultati. Ci sono amministrazioni che, io ricordo benissimo i vantaggi che ha portato alla città l'amministrazione Cucchiara, ma si sono visti dopo circa un anno, due anni che è andato via l'amministrazione Cucchiara. Quindi i cinque del mandato più i due sono passati sette anni per poter vedere qualche risultato. Era un po' prestino, diciamo, pensare di trovare risultati a un anno dall'insediamento di questa giunta. Mesi fa mi ero dimesso l'assessore, ma il sindaco ha respinto le dimissioni, ci vuoi? Ma è stato un momento, allora, premesso che io durante le sollecitazioni, tolgo il termine pressione, ogni tanto mi viene in testa ma sbaglio, durante le sollecitazioni io ovviamente preferivo scegliere il ruolo di consigliere comunale, che lo ritenevo più rispettoso, e non il ruolo di assessore. Quindi più pressioni ricevevo, più pensavo di fare il consigliere comunale e non l'assessore. Era stata offerta la carica di presidente del consiglio comunale all'epoca, quando c'è fu la presentazione del progetto. Oggi, col senno di poi, ma col senno di poi penso tante cose, non solo questa, quindi non c'è solo questo pensiero col senno di poi, ma ci sono tanti altri pensieri che mi tornano in mente. Non è quello il problema, io su una cosa sono d'accordo. Perché ha accettato di fare l'assessore? Ma ho accettato, era molto più semplice, ho accettato di svolgere questo ruolo perché era giusto che dopo anni di opposizione un amministratore si mettesse alla prova della gestione della città. Poi avrò sbagliato, avrò fatto tantissimi errori, ci mancherebbe altro, ma un anno, ripeto, è un po' pochino per poter valutare l'operato di una persona, ci vuole un pochettino di tempo in più. È una resa dei conti, l'azzeramento dal punto di vista politico, diciamo, nella sostanza? Guardi, non lo so se è una resa dei conti, se l'hanno, io non avevo conti in sospeso con nessuno, quindi non so se qualcuno l'ha fatto in autonomia su se stesso. Io non avevo conti aperti con nessuno perché io ho partecipato attivamente alla composizione di questa lista. Attivamente significa che oltre alla mia candidatura ho ovviamente arricchito la lista con la presenza di altri candidati. In questo anno non mi pare che ci sono stati comunicati contro questa parte politica, non mi pare che ci sono stati avvicinamenti ad altre componenti politiche anche del centro-sinistra, quindi se c'è una resa dei conti qualcuno se ne faccia una ragione, qualcuno, non certamente io. A prescindere dalla resa dei conti, che probabilmente deve ancora venire, che non riguarderà più me, dovremo vedere. La domanda vera è, considerata anche la grande esperienza politica e
come hai giustamente ricordato, il fatto che sei nato in questa compagine politica. La domanda è, insomma, il centrosinistra Sciacca ha ancora un futuro anche a livello umano? Ma io spero di sì. Delle divisioni, spero di sì, che ci sia, che c'è, perché c'è tanta gente che ancora si vuole misurare all'interno di un'area politica che poi sta, diciamo, poi è di centrosinistra, l'area moderata di centrosinistra. Bisogna vedere poi chi è che, insomma, gestisce la situazione, perché se il risultato è questo, voglio dire, non credo che la gente si avvicini, non credo né al centro-sinistra né al centro-destra, ma da nessun'altra parte, perché questo modo di procedere fa certamente allontanare le persone. E su questo voglio dire una cosa, che non tutti sono uguali. Il gesto fatto dal consigliere Valeria Culotta questa mattina è un gesto che fa capire che all'interno di chi fa politica ci sono persone che credono nei valori ancora e che quindi li portano avanti anche con gesti concreti come quello dell'allontanamento dal gruppo di appartenenza, proprio perché un impegno preso che non ha potuto mantenere, non certamente per una sua volontà, l'unica cosa che poteva fare era quella, non aveva alternativa. Questo è un passaggio, secondo me. Guardi, intanto il gruppo consiliare è quello che sostiene ovviamente il proprio assessore, lo sostiene con la... con i numeri ovviamente, ma con la presenza e quindi con la fiducia al primo cittadino. Io non è che potevo pretendere di avere un certificato di garanzia, perché in politica garanzia non te ne dà nessuno. È chiaro che non è possibile che dopo soli 3 mesi avvenga quello che è avvenuto. Se tutto questo fosse avvenuto a distanza di 2 anni, 2 anni e mezzo, diciamo che si ci poteva rimanere male, ma fino a un certo punto, perché già era trascorso più della metà del mandato. Questo, la cosa grave, la cattiveria, è perché nasce a 3 mesi dalle dimissioni di consigliere comunale. Tutto questo mi fa pensare a un progetto costruito, ovviamente, per fare tante altre cose, non solo per questa che riguarda le dimissioni mie, ma dire che ci sono altri progetti, anche perché, ripeto, azzerare una giunta di 5 assessori dopo un anno non è una cosa semplice. A proposito del progetto costruito, tutti e 3 i pilastri politici della precedente giunta, ovvero Mandracchia, Bellanca e Giochiamo Sette Case, hanno detto di aver avuto nel corso dei mesi sollecitazioni, pressioni, fastidi. Qualcuno informalmente ha detto: oh, io sono una persona stimata e conosciuta, non ho voglia che, insomma, per strada qualcuno possa ridermi in faccia. Quindi la seconda domanda, insomma, è: come avete vissuto questo periodo e soprattutto se è stato di ostacolo anche al vostro lavoro, mentre si andava capendo che dovevate rimettervi, insomma, comunque essere buttati fuori? Allora, intanto voglio precisare una cosa e utilizzare quello che ha detto il collega Mandracchia. Noi in questi 14 mesi non siamo mai stati riuniti con una giunta politica da parte del primo cittadino. Non è mai successo, e possono testimoniarlo anche gli ex colleghi ovviamente, non è mai successo che noi abbiamo avuto una riunione convocata dal primo cittadino per parlare di quello che sono i problemi della città, di quello che sono anche i risultati, perché saranno pochi, saranno tanti, i risultati ci sono stati, per parlare di niente se non quello di fare le giunte istituzionali, cioè quelli per deliberare gli atti che avevano la necessità di essere deliberati e basta. Poi c'erano i colloqui a 2, ovviamente, con il primo cittadino, quando avevamo la possibilità di poter esporre le difficoltà, le problematiche che si vivevano tutti i giorni, ma si continueranno a vivere, perché le emergenze in una città difficile come Sciacca sono tantissime, e quindi questo è un problema che è sorto. Mi fa piacere che oggi sento che bisogna essere una squadra, che bisogna lavorare tutti insieme, che siamo tutti sulla stessa barca, che bisogna remare tutti verso la stessa direzione. Da cittadino questo lo auspico e spero che avvenga. Mi chiedo che da questo c'è delusione. Cosa c'è amarezza, c'è più che delusione, c'è amarezza. No, non cambierà niente, perché l'ho detto poco fa, io su una cosa sono d'accordo che ha detto il primo cittadino, che non bisogna per forza avere un ruolo per poter fare qualcosa per la propria città. L'ho fatto sempre io, quindi non l'ho fatto solo oggi. Avrò fatto poco, posso fare di più, sicuramente potrò fare di più, ma non c'è bisogno di essere né consiglieri comunali né anche assessori. Continuerò a fare quello che ho fatto negli ultimi 20 anni.
Considerato che è stata appunto una manovra globale, non soltanto su Filippo Bellanca, che cosa, chi può essere, diciamo, i marionettisti? Risponda a verità a quello che è stato detto da Fabio Termine di Mizzica, che i grandi marionettisti sono soltanto Nuccio Cusumano e Caranzaro? Guardi, non mi occupo di alchimie politiche, non è un mestiere che conosco. Ci sono certamente dei responsabili, e ovviamente dei responsabili, intendo dire, di questo centrosinistra. Saranno stati loro, non lo so. Sicuramente. C'è stato un progetto. Credo che ci sia stato un progetto, perché, ripeto, il progetto l'ho detto per un fatto semplicissimo, rispondendo alla domanda del dottore Pantano, che una cosa di questo genere non può avvenire a distanza di 3 mesi, non può avvenire dopo un risultato, per esempio, dell'evento del carnevale estivo, che devo dire che è stato un successo, non lo dico soltanto io. Poi possiamo criticare come sono andate gli eventi, sono andati bene, alcuni erano sbagliati, alcuni erano giusti. Voglio ricordare, ripeto, che era solo il primo anno di amministrazione. Togliendo i primi 6-7 mesi dello scorso anno, che sono stati 6-7 mesi dove non c'era neanche una risorsa ed era tutta una fase ovviamente di rodaggio da parte degli amministratori, stiamo parlando di 5 mesi. Poi Filippo, poi se lo riscorda. Il sindaco Nordi, credo finalmente ora sono libero di poter operare e agire, come se gli assessori fossero stati con lui. Bastava dirlo. Per quanto riguarda i risultati invece su temi importantissimi, quale le terme, quale il bilancio, quale la cultura, tutte quelle terre che ha assessore, qual è il giudizio? Io ritengo che un sindaco di una città impegnativa come Sciacca ha forte difficoltà a gestire qualche delega. Se ne può tenere una, se ne può tenere due. È difficile avere 4-5 deleghe pesanti, e con tutta la buona volontà e tutta la capacità che può mettere, è un po' difficile riuscire a portarle avanti. Quindi non credo che sia stata una scelta giusta quello di avere, diciamo, parecchie deleghe, di alcune molto importanti, diciamo, è difficile da seguire, perché, ripeto, il sindaco di una città come Sciacca ha tantissimi impegni, tantissime incombenze e tantissime responsabilità. Io torno sulla domanda che ho fatto precedentemente, perché voglio ripartire sempre dai dati certi. Quando lei si è dimesso da consigliere comunale, lei comunque ha fatto riferimento al gruppo consigliare che chiaramente avallava il suo... Le garanzie me le hanno date tutte. Ecco, io vorrei che lei rispondesse in maniera molto precisa. Il sindaco, che è quello che ha la responsabilità a questo proposito, le ha mai detto tu farai l'assessore per tutto il mandato? Allora, intanto, vabbè, il sindaco di Menfi l'ha fatto, quindi diciamo che però, l'ha detto apertamente, ha dato anche una lezione in questo senso. E è chiaro che c'è stato un impegno, di quello che dico ho anche riscontri. È chiaro che c'è stato un impegno di questo tipo, perché chi mi conosce sa che posso essere stupido fino a un certo punto, ma fare una cosa del genere senza avere la garanzia principe di tutta la vicenda, che è quella di chi ha il potere di firmare ovviamente una revoca o meno, non l'avrei fatto mai. Partiamo allora da un altro lato, considerando che tra chi ha fatto politica c'è, diciamo, un codice d'onore, tra virgolette, delle regole non scritte, quindi è chiaro che a dimissione corrisponde una garanzia. Quanto può pesare su questa amministrazione il fatto che il sindaco effettivamente non è un politico e potrebbe quindi essere mal consigliata? Guardi, questo non glielo so dire, l'amministrazione non è formata solo dal sindaco, è formata di tanti dirigenti che ovviamente partecipano all'attività e alla vita amministrativa di un comune come Sciacca. Ripeto, il mio auspicio è che le cose possano andare meglio, può darsi che eravamo di ostacolo i componenti della giunta precedente e che oggi invece ci può essere uno snellimento nelle procedure e che quindi le cose possano andare avanti, questo è il mio auspicio. A proposito di ostacoli, durante la fase, diciamo, di verifica che poi ha portato successivamente all'azzeramento, alcuni consiglieri avevano parlato anche, diciamo, non in maniera segreta, del fatto che si volesse anche rivedere un po' la macchina comunale, dirigenza comunale compresa.
Questo argomento è mai stato trattato davanti a voi? Diciamo che io ricordo una riunione con tutti i dirigenti soltanto all'inizio, quando ci siamo insediati. Poi è stato trattato perché ovviamente, ripeto, come ho detto poco fa, il comune di Sciacca è un comune molto complesso, difficile da portare avanti e c'era ancora tanto lavoro da fare. La giunta precedente aveva già fatto alcune modifiche sulle deleghe dei dirigenti, c'era da fare degli aggiustamenti e quindi io adesso non lo so cosa faranno, se li porteranno avanti o meno. Parliamo del futuro. Futuro? Prima del futuro posso dire una cosa riguardo i rapporti con il gruppo consigliare, che è stato contestato il fatto che non c'era dialogo tra gli assessori e i gruppi consigliari di maggioranza. Ma guardi, è stato contestato il fatto che noi non eravamo una squadra, è stato contestato il fatto che noi litigavamo sempre, questo non risulta. Ma individualista non lo può dire un primo cittadino, individualista lo deve dire qualcun altro può dire che l'assessore X era individualista, ma il primo cittadino non può dire questo, il primo cittadino è il primo cittadino, quindi siamo stati anche accusati del fatto che non c'era nessun rapporto e non è vero, perché noi avevamo un rapporto con tutti i consiglieri comunali, ogni assessore riceveva mediamente da 2 a 3 a 4 consiglieri comunali, quindi non risulta vero. Poi questo c'è sempre stato, io lo ricordo in passato da consigliere comunale, ma anche da presidente del consiglio comunale, quando ho svolto il ruolo di presidente del consiglio comunale c'era uno scollamento fra l'amministrazione e il consiglio, ma è un fatto naturale questo, perché l'assessore che fa l'assessore è preso da, come dicevo poco fa, da 10.000 emergenze, da 10.000 impegni, a volte cura un po' meno quelli che sono i rapporti personali, uno addirittura... Le richieste del consigliere a volte... No, non è vero. Ripeto, poi può essere che viene curato meno il rapporto personale, ma questo succede pure con la propria famiglia. Cioè io stavo buttato dalla mattina alle 8, alle 7, alle 8 di sera là, quindi non andavamo neanche a pranzo, spesso e volentieri con i colleghi assessori, anche con il primo cittadino. Quindi a volte tu non riesci neanche a curare i rapporti personali, familiari. Può capitare anche che ci può essere un gap pure con i rapporti con i consiglieri comunali, ma quindi, questo rientra nella normalità di una gestione amministrativa. Considerato che il futuro dell'amministrazione Valenti sembra essere, diciamo, non troppo chiaro, una prossima campagna elettorale è ancora possibile o, mancando tre pilastri, verrà molto difficile avere... In che senso una prossima campagna elettorale? In caso non si concludessero bene questi 5 anni o si concludessero prematuramente con una sfiducia o con delle dimissioni, il centro-sinistra sarebbe ancora compatto per presentare un altro sindaco alle prossime elezioni? Oppure... Difficile fare una previsione di questo tipo, ci vuole una sfera di cristallo, una cosa molto complessa, anche perché ci può... Ma lei ci sarà da... Alle prossime elezioni? Col centro-sinistra? Se il signore mi aiuta ci sarò, certo, col centro-sinistra perché no? Scusate, però voglio dire una cosa, cioè in una situazione locale... lo sappiamo tutti, non è un problema di centro-sinistra, centro-destra, è un problema di progetto politico. La gente non vota il centro-sinistra, centro-destra in quanto centro-sinistra, certo, c'è anche una fetta che ovviamente è legata a quello che sono i partiti nazionali, ma il progetto ha un valore, poi si vedrà, non è prematuro parlare di questo. La maggioranza non c'è più, perché Fratelli Berto, Mandracchia, Lotta... Lotta non ha dichiarato che esce non fuori. Dichiarato, indipendente che sarà libera di votare quel provvedimento, è una frase fatta. Ma ha detto che non esce dalla... No, ha dato fiducia al sindaco e ha detto che... Guardi, sulla maggioranza è un fatto... Allora, la maggioranza con questa nuova legge, i consiglieri comunali sono scesi a 24, come voi sapete, con questa nuova legge la maggioranza è già risicata di suo, perché con un consigliere comunale in meno manca il numero legale in consiglio, quindi diciamo è una cosa molto, molto complicata. Quindi adesso cosa succederà non lo so, è opportuno aspettare le fasi successive, il consiglio comunale del 4, il consiglio comunale del 10 e capire quello che succederà. Lei che cosa aspetta del consiglio comunale del 4? C'era il dottore D'Antoni, scusate. Volevo chiedere un commento sul rapporto personale prima che quello politico, che sicuramente abbiamo capito che è compromesso con Muccio Cusumano. Cosa prova sul piano umano oltre che
Guardi, amarezza, l'ho detto poco fa, diciamo che io sono nato in questa componente politica, sono cresciuto politicamente in questa componente politica, non mi sono mai mosso e sono stato sempre leale anche nei momenti difficili, quindi l'amarezza ci sta tutta. Insomma. Ma cosa è successo? Guardi, non è successo niente di particolare, io ricordo solo che lo scorso anno quando si stavano chiudendo le liste non ero candidato fino alle ore 11:50 circa dalla presentazione delle liste, il giorno della presentazione delle liste, quindi ci sono stati dei diverbi all'interno del gruppo, poi ovviamente mi hanno chiesto di candidarmi, mi sono candidato, mi sono speso, mi sono fatto una campagna elettorale da solo ovviamente e poi... Quindi diciamo da lì hai iniziato a ingrinarsi sul rapporto che è stato trovato? Può darsi, guardi, non riesco a trovare una ragione logica su quello che è successo, perché qualunque possa essere il problema. Qualunque può essere il problema. Ipotizza che a un certo punto Bellanca abbia voluto recidere il cordone ombelicale, una metafora. Giusto? Ma recidere il cordone ombelicale, allora, voglio dire, umano, questo se avessi 20 anni, allora può essere che. Ho un'età un pochettino più avanzata, quindi insomma recidere il cordone ombelicale se uno non recide in questo, a un'età così avanzata quando deve farlo. E, è chiaro che poi ognuno di noi ha un minimo di autonomia gestionale della propria persona, ci mancherebbe altro. E, è chiaro anche che comunque non ho fatto cose diverse, cioè in questo anno ma neanche prima ho fatto scelte diverse, intendo dire scelte politiche, avvicinamenti ad altri parlamentari e ad altri gruppi consiliari. Sono stato fermo dove? Leale fino alla fine. Una possibile causa di questo zelamento totale potrebbe essere racchiudersi nella frase del sindaco: finalmente sono libera di operare. Cioè nel senso che... Questo non l'ho sentita, non l'avevo sentita questa, come me è stata chiesta pure poco fa, non l'avevo... Tre assessori dei cinque, in particolare Veo, Cannacchia, in molti casi, siete persone da una fortissima personalità. È possibile che il sindaco si sia sentito sopraffatto da questa forte personalità e quindi, diciamo così, limitato alle sue peculiarità di sindaco? Tutto è possibile, ma non era un problema mio. Tutto è possibile. Ci può stare, ci può stare, no, non evasiva, ci può stare, non lo so, questo non lo so, non mi è stato mai comunicato una cosa del genere, ma se così fosse certamente non poteva essere un problema, era un problema di chi aveva questa difficoltà, non mio. Potrebbe essere stato un progetto mirato per fare fuori Filippo Bellanca? Cioè tutto questo onore non lo so, dico, avere a questo punto che c'erano tanti professionisti che operavano e lavoravano a una costruzione, mi auguro che si operasse per fare qualcosa di più importante per la città che non lavorare a pensare a questo, dico, perché sì, di fatto hanno dedicato parecchio tempo a questa vicenda, queste forze sarebbe opportuno che si dedicassero a risolvere qualche problema e non fare questo. Profonda per ora, visto che l'ha portata in termini diciamo, alcolici, per ora preferisco non utilizzare alcolici. Preferisco non bere né amari e neanche altro. Preferisco bere succo di frutta, acqua minerale. Non ho avuto il piacere di vedere nessuno degli attori, anche perché devo dire un'altra cosa, l'aggiungo per correttezza di informazione. E dopo l'avvenuta revoca della delega assessoriale, del mio gruppo, se non il consigliere Gulotta, non ho sentito più nessuno del mio ex gruppo. E di altri gruppi, per esempio anche del PD, del Partito Democratico, non ho sentito nessuno. Forse avevano difficoltà a fare una telefonata, bastava che mi mandavano un messaggio e li chiamavo io. Ma dico, non è arrivata nessuna telefonata da parte di nessuno. Quindi diciamo che... E può essere che questo. E quindi diciamo che non ho avuto ancora il piacere di incontrarmi con qualcuno di questi attori. Anzi, con uno mi ero incontrato, ma... Sulla nuova squadra, lei che comunque sta in politica da molto tempo, in consiglio anche, forse era uno dei più anziani in consiglio per tempo, volevo sapere che cosa ne pensa della nuova squadra assessoriale, se secondo lei va veramente, come dice la sindaca, più squadra rispetto alla vostra.
se una persona è così brava da fare valutazioni così immediate su una squadra, mi fa piacere per lei. E non lo so, è una valutazione che secondo me è prematura da dare. Io posso dire che conosco benissimo Fabio Leonte. Ma conosce anche l'avvocato Brunetto, che è un nuovo Brunetto ho avuto il piacere di conoscerlo solo 2 anni, ma io rivestivo il ruolo di Presidente del Consiglio, lui era Vice Sindaco di Vitobono. Non ho avuto il piacere di approfondire la conoscenza diciamo pratico-amministrativa, se così si può dire. Per quanto riguarda Fabio Leonte invece lo conosco, perché siamo stati seduti in Consiglio Comunale dal 2004, quindi abbiamo avuto tante opportunità di tante battaglie che abbiamo portato avanti, tante iniziative che abbiamo portato avanti, e ritengo che è una persona capace. Una domanda: alla luce delle greve che ci sono nella maggioranza, il Consiglio Comunale del 4, di cui hai accennato prima, come andrà? Non lo so, mi pare che il Consiglio Comunale del 4 prevede soltanto il rendiconto. Il rendiconto sono atti che solitamente, diciamo, il consigliere comunale è messo un po' con le spalle al muro, perché c'è, anche in questo caso, c'è la nomina del commissario da parte della Regione Siciliana, quindi diciamo che poco si può fare. Poi le dinamiche d'aula sono delle dinamiche che nascono al momento della seduta, e quindi sono dinamiche che può succedere tutto e niente, quindi bisogna vedere e aspettare il 4. Lei sicuramente ha seguito le interviste rilasciate. Alcune sì. Adesso attendiamo anche la conferenza stampa. Rispetto a quanto è stato riferito nelle interviste a noi a proposito delle motivazioni che hanno portato a questa decisione, quando lei ha avuto, immagino che l'abbia avuto prima della revoca del mandato, un incontro, un colloquio con il sindaco, cosa le è stato detto proprio per motivare questa scelta? Che quello che avete detto voi poco fa, che c'era stato, secondo il primo cittadino, un rapporto non buono fra gli assessori e i consiglieri comunali, e che quindi riceveva spesso consiglieri comunali che si lamentavano degli assessori, in generale, ovviamente. Si è parlato anche di una presunta incomprensioni tra lei e Mandracchia. Ma non è vero questo. Ma non è vero, non avevamo. Non avevamo la possibilità di fare né i galli e neanche di essere dentro il pollaio, perché purtroppo, ripeto, gli impegni che c'erano tutti i giorni all'interno di un'amministrazione, di un comune come quello di Sciacca, non consentivano neanche di avere questo tempo per poter litigare. Con Mandracchia non abbiamo nessun problema, non l'abbiamo mai avuto, abbiamo sempre confronti con Mandracchia, confronti a volte anche più duri, ma sono confronti costruttivi, perché poi alla fine con Mandracchia, come anche con Fabio Leonte, dal 2004 che siamo stati in Consiglio Comunale insieme, siamo entrati anzi la prima volta in Consiglio Comunale insieme, e lui rimane consigliere comunale, io sono uscito dal Consiglio Comunale. Con Mandracchia? Con nessuno? No, rancore no, è un sentimento di rancore, amarezza sì, molto, pure un po' di rabbia, amarezza, rancore no, non sono una persona che riesce ad avere rancore, è un sentimento che non conosco. E per poco fa ha fatto un accenno sul suo futuro politico, mi pare di aver capito che devo rimanere nel centro-sinistra comunque. Ma io voglio rimanere, ribadisco, l'unica cosa che condivido di quello che ha detto il primo cittadino è che quello che dall'esterno uno può essere d'aiuto alla propria città. Io voglio essere d'aiuto alla mia città. Poi quale sia il ruolo. Domani andare in Forza Italia a contattarla, lei andrebbe con. Ma non sono. No, guardi, non è una cosa che. Non ci sono abituato, non lo so, non sono abituato a questo. Sono fermo in questa componente politica da quando sono nato politicamente. Quindi non è una cosa, una pratica che riesco ancora a capire. Devo capire i meccanismi, non lo so. Devo capire i meccanismi, non li conosco, quindi non sono meccanismi che conosco. La solidarietà, qualche nome illustre di persone che sono state vicine in questo momento, sia da Lula che dall'altra parte politica. Devo dire tutti, sulla stima, la solidarietà per la vicenda, ripeto, ribadisco, non sono solo io che non ho voluto dare peso alla posizione di assessore. Ma tutti i messaggi, le telefonate che ho ricevuto di delle persone, quindi anche di operatori politici, erano legati alla vicenda delle dimissioni da consigliere comunale. Quindi diciamo che non ho avuto su questo, è stata una cosa che mi ha fatto piacere, perché diciamo, a volte ci sono anche delle persone che hanno sentimenti, che quindi capiscono quello che succede. Gli operatori politici che cominciano a corteggiarti, che sono?
No, non è un problema di corteggiare nessuno, non ho corteggiato nessuno, nessuno si è permesso di fare discorsi che hanno prospettive, assolutamente. Si è, tutti, sono certo, ci mancherebbe altro, con questo clima che c'è di allontanamento della gente dalla politica e queste percentuali che abbassano ovviamente di votanti. Riuscire a portare 500 persone a votare non è una cosa molto facile. C'è una cosa che non vi siete detti col sindaco che ti piacerebbe dire ora? No, mi dispiace solo perché diciamo che con questa persona in quest'ultimo anno ci ho passato più tempo di quello che ho passato con la mia famiglia, quindi voglio dire, mi dispiace. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi.